guardala. Cose turche. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, 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 ciao. Daniele, Maria, Miriam, Andrea. Così. Io vado a fare Mirko. Quella cosa. Tu fai saluti. Digli che non gli facciamo neanche un pezzo in inglese. No, stasera no. Lui è andato di là a fare un esperimento. Vuole fare il video party. Cioè lui sta facendo una diretta e allo stesso tempo vuole fare il video party. Va bene. Detto questo, no, stasera non facciamo canzoni in inglese, ma esclusivamente in lingue, come dire, come dice Marco Sgreuse, vabbè, insomma, rumeno e quant'altro, e italiane. E la prossima che faremo, forse l'abbiamo già fatta, si chiama Jolem Jolem, ed è un brano che è stato eletto a inno della popolazione romani, quindi Rom. E nasce come, diciamo, la canzone era una canzone d'amore popolare, e poi dopo la, vi faccio un po' di storia, dopo la seconda guerra mondiale, negli anni 70, cioè, scusate, negli anni 70 è stato tutto come inno, però dopo la seconda guerra mondiale furono cambiate un po' le parole, e facendo riferimento all'olocausto della popolazione rom, insomma, è diventato un po' un simbolo
anche della loro diaspora. E penso che però questa sera Missora canterà Marco. Lui ha trovato il testo, quello originale, diciamo, comunque uno dei testi, perché non c'è mai un unico testo in questo caso, essendo canzoni popolari, e dove appunto è il testo della canzone d'amore, dove si parla di una donna con gli occhi neri, come, Ah, com'era? non lo sappiamo se è una donna. Vabbè, insomma, di una persona che ha de degli occhi molto Senti, neri. non so bono. Ci vuole qualche Non è buono a minorenne per far fare vedere parti, queste va bene. cose. Fatelo voi il video party, come faccio a fare i miei. Si parla di occhi neri come grappoli d'uva. Occhi neri e grappoli d'uva. Quindi niente testo politico stasera, ma testo della Ah canzone sì, me l'ha d'amore. già venduta così? Certo. Io volevo fare il testo super politico Non è vero, con i nazisti. hai cercato per una settimana il testo Ho originale. cercato perché questa cosa è diventato l'inno della nazione Rom e quindi il testo, diciamo, questo politico con la denuncia dell'abominio dell'eccidio dei nomadi, eccetera, sta su tutti i siti, sta su Wikipedia, è l'unico testo che si trova, quasi l'unico che si trova. E poi su YouTube tutti quelli che la cantano ne cantano un'altra. Scusate, io sono folk, voglio cantare quella che si canta. Abbiamo la telecamera che fa un po' come le pare. Perché ci avevo attaccato il computer, Mirko. Adesso nuovo, ho chiuso il wifi. Tu hai chiuso il wifi dal tuo Sì, da un cellulare? pezzo. Perché, e concludo, la versione ufficiale è normale. Vabbè, noi non la vediamo questa No, io parte. non la La vedo. versione cosiddetta ufficiale, quella è stata adottata nel 71 durante un convegno, eccetera, non è riconosciuta da tutti i Rom come il loro inno. Cioè, Magari loro. sarà pure riconosciuta, ma quelli Non che gliene. cazzo gli frega di tutto Esatto. l'inno? No, Oppure diciamo che poi ci sono, siccome sono sparsi, ognuno fa perché come gli magari, cioè, pare. pensate, tipo, se voi avessero preso, come so, la società dei Magnaccioni, invece hanno messo sopra il testo, capito? Sempre, so, sulla Repubblica Italiana, non è detto poi che la cantavate. Non lo so, noi non vogliamo fare supposizioni su questa cosa. Stasera cantiamo che Questa la canti è la d'amore. versione che quando senti una zingara che la canta, di solito te canta questa. Quindi mo te la canto pure io, faccio la Che zingara. si chiama Gelem Gelem. Però cominciamola. Ah,
strofa. Senti, siccome sto sudando, se tu mi dai da bere la birra, forse sudo di meno. Sicuramente. Certo, proprio. Dicono tutti così. Che carina questa cosa dell'emoticon con il cuoricino. Dove sta? Hai visto? Ah sì, quello sarebbe l'emoticon dell'abbraccio. Va bene, il prossimo pezzo è un pezzo diseducativo. Però pure questo è famosissimo. E non è un pezzo rom, perché penso sia macedone, non vorrei dire cavolate, poi qualcuno mi può sentire, ve lo vado a vedere. E lei invita lui, tal Iano, a andare con lei a ballare. Dai Iano, andiamo a ballare, dai che bello, dolce Iano, andiamo a ballare. E poi a ballare il colo. E poi nella seconda strofa, dai Iano, vendiamoci il cavallo per andare a ballare il colo. Dai Iano, vendiamoci la cavallo per andare a ballare il colo. O come siamo felici che balliamo il colo. Voi per fortuna il cavallo non ce l'avete, però la casa la magari macchina. Sì, non ve la vendete per andare a ballare il coro. Che è una danza in cerchio, mi pare. Che è una danza in fila. Non ha quel ritmo, questa canzone è in 7/8, invece il coro, quanto mi pare, è in 8. Beato lui. Quindi lei mi aiuterà a tenere il 7/8. Ci proviamo. Me lo dai. Yeah.
molto difficile fare questa cosa, vi assicuro. Sì, anche perché uno finché va tutto bene tiene, appena perdi il ritmo non riesci a metterti sopra. Senti, bene, i chilometri allora di che? Questa sarà due che ci scrive sì. le frasi. E adesso tocca a te cantare. Cara, mi pare che ti abbiamo fatto una sì, richiesta. Sì, c'è stata una richiesta da parte di Maria. Ma non c'è Maria? No, c'era. Non so se c'è ancora. Oggi ho passato questa canzone e lei ha detto che se gli facciamo la nostra versione, noi l'abbiamo fatta poco tempo fa, non vuole. Ma la rifacciamo. Ma metti direttamente qui, non c'è bisogno. Sì, metto così. Presento. So
Via. Cambia strumento. Ah, sì. Prendi pezzi grossi. Allora, questa sera abbiamo deciso di rompere gli indugi e di fare un pezzo che ci piace tanto. Per premiarvi della vostra costanza, vi faremo un pezzo che a me piace tantissimo fin da quando sono piccolo. Anche a me. Alcuni dei miei nipoti hanno paura di questa canzone, almeno ce l'avevano quando erano piccoli. Insomma, a me la faceva ascoltare mio zio, a te, tua madre. Eh sì, ci stava il disco. E taglia. Okay. La sciarpa in faccia. Ah, la sciarpa in faccia. Per la stiro in faccia, allora sì. In sì, però. Sì, in sì. Basta, non diciamo cose perché se no. Questo è un premio per chi ci sta ancora ascoltando. Prendete il tempo. Siete salvati. Un battito di mani a un certo punto. Cosa? Dovevo rifare così. Ho capito. Cioè, o suona la chitarra? No, sì, ci ho pensato. Mi sono un po' disunito. Ma anche sul primo contratto. Ve la rifaremo meglio? Va bene, con questo buono. Vabbè, diciamo come si chiama questa canzone. Si chiama Barbie Fatini Minore. Sta sul disco La Pulce d'Acqua 1974. Branduardi. E sì, abbiamo pensato di chiudere con La Serenata per eccellenza. Consumarvi del ballo qua di Disney. Esatto. Sì.
Questa serata piena di dolcezza, pare che non esistano dolori. Un venticello come una carezza smuove le fronne e fa baciare i fiori. Nina, se vuoi dormire, sognate che io ve bacio, che va a dormire al sonno, cantando adagio adagio. Buonanotte. Grazie a tutti, buona serata, buonanotte e a domani.